gli allievi carabinieri salutano la moltitudine dei commilitoni che onorarono la stessa divisa. Uomini di ogni contrada e di tutte le condizioni, i giovani di oggi come quelli di un secolo fa. Queste le parole che consacrarono il 13 luglio 1814 l'atto di nascita dei carabinieri. Abbiamo ordinato la formazione di un corpo di militari, per buona condotta e saviezza distinti, per sempre più contribuire alla necessaria felicità dello Stato, che non può andare disgiunta dalla protezione e difesa dei buoni sudditi e dalla punizione dei rei. Per esigenze particolari sono sorte le specialità dell'arma. Lungo i confini e nelle zone impervie di montagna prestano servizio i carabinieri sciatori. Come sulle montagne il carabiniere fa servizio a cavallo o con gli sci, così sui laghi o nella laguna di Venezia egli si muove con i mezzi nautici. A richiesta delle autorità, i sommozzatori si portano in ogni località d'Italia per esplorare le profondità marine o fluviali. Alle specialità dell'arma si è aggiunta quella degli osservatori da elicotteri. Il loro impiego va dal campo militare a quello più specifico del servizio istituzionale. Nel maggio del 1951 fu costituito il reparto carabinieri paracadutisti. Sorto per eseguire rapidi interventi in zone di difficile comunicazione, il reparto è ora inquadrato ed equipaggiato come unità tattica di impiego. Numerose autoradio svolgono servizi di pattugliamento e di pronto intervento nelle grandi città. Collegate con le centrali radio, raggiungono tempestivamente i luoghi indicati. Col passare degli anni, con il mutare delle uniformi e degli archibugi, i carabinieri restano gli insostituibili custodi del bene e dell'ordine contro il male e il disordine.